Grazie a essere benvenuti oggi al nostro congresso. Ci sarà una piccola presentazione da parte mia come presidente, per tutti quanti i consiglieri, poi lasceremo spazio un po' ai nostri ospiti che verranno a decidere novità importanti per il nostro lavoro, il nostro futuro, che sia. Niente, come vedete, oggi manca la nostra segretaria capa, insomma, di diciamo, che segue, ma sta facendo finendo lo spoglio delle schede. E ha preferito insomma fare le telefonate per fare una buona organizzazione questa sera. Perciò abbiamo la nostra segretaria oggi che scriverà per noi, anche se non la conoscete, ma da poco collabora con noi e comincia insomma a prendere il suo. Niente, come vedete, lo conoscete il nostro luogo, no? Ok? Cambierà fra breve, insomma, tra fine mese di giugno, insomma, entro l'estate, cambierà in questo modo che si chiamerà NAPI 2.0. Una moda che va adesso, ma fa capire benissimo quello che probabilmente con due piccoli numeri fa capire dove siamo proiettati. Il 2.0 vuol dire questo: siamo cresciuti, insomma, ormai oggi sono il ventennio che faccio presidente dell'Associazione Siciliana, 95. Cioè, quando ho visto che io non si confondono tutti, cioè, anche tra l'altro, noi, questo nostro, voi che siete i nostri ospiti le prime volte, non siamo così, insomma, siamo molto più operativi, poco, però, comunque, tornando al discorso di prima, l'AI 2.0 è questo, insomma, cambierà anche a livello fiscale, amministrativo, tutto ciò che è abile, perché l'associazione fino ad oggi erano inquadrate in un certo modo. Il 2.0 è questo, cioè, noi abbiamo cominciato da 4-5 anni, probabilmente a espandirci molto all'estero, dato che abbiamo portato forse a questo punto quasi tutti i paesi del mondo, no? Infatti più tardi ci saranno qualche ragazzo nostro che ha girato, ci darà qualche intervento di loro esperienze nel mondo, della loro esperienza personale, di vita vissuta, insomma, e dare a qualche ragazzo che sta qui con noi, oggi sono corsisti, gente che si rientra in questo mondo, che gli diciamo sempre andiamo all'estero, ma forse la testimonianza di ragazzi che hanno lavorato all'estero e le problematiche che potranno sicuramente incontrare è bene che ci venivano. Comunque, il 2.0 è questo, noi siamo stati da Dubai, da parte araba, in America, un po' tutto, abbiamo aperto questo mondo, abbiamo messo a lavorare tantissime persone, no? E questo io ti parlo della serie di Roma, che gli ultimi ragazzi che sono partiti, adesso ragazzi sono in Scozia, Cipro, abbiamo in Finlandia, insomma abbiamo cominciato questa espansione estera, effettivamente è carina. Cerchiamo di fare fondamentalmente anche scambi culturali, no? Ieri sera chi era presente, avete visto che gli nostri amici spagnoli hanno fatto la paella in diretta, che uno dice la paella risotto, come risotto è tutta un'altra cosa. Ed è carino, questo vorremmo cominciare nei prossimi campionati, nelle prossime manifestazioni, tutto quello che andremo a fare nel tempo di intensificare questi scambi, diciamo, culturali tra di noi e gli altri, magari anche portando noi qualcosina, no? Magari andremo a fare campionato in Spagna a Tomelloso, perché noi la Roma porta il mangiare pepe, voi portate il pesce, penso qualcosa che possa aumentare. Dico anche nel discorso che è vero che i ragazzi vanno all'estero, però noi qui ci sono molti imprenditori anche, no? Giusto? Che se fossi in questi 2 giorni non siamo contentissimi della cosa. E diciamo che la difficoltà di fare imprenditoria all'estero è questa, no? Cioè, magari c'è gente che arriva da qui a 100 km massimo andavo e dice arrivo all'estero, un problema. Faremo veramente una sessione in associazione, okay, con degli esperti esterni, per cui dice, io posso fare stare in Italia, voglio investire all'estero, dove posso andare? E vedremo di trovare fondamentalmente soluzioni, alternative, amicizie, persone sul posto, come siamo in Italia, oggi lo chiamo fondo, compro lì. Io dico, ah, vai, io compro il fondo, ma che lo dico, chiaro piano. Perciò da qui tutto questo prossimi anni, io sia il presidente del prossimo anno elettivo, che sia il presidente io, sia il prossimo, la strada spianata è questa, insomma, dopo 20 anni l'ho spianata a destra e così. Perciò va bene che i ragazzi che vanno a lavorare, se già ci abbiamo, andiamo a lavorare, chi vorrebbe fare l'imprenditore all'estero si rivolgerà in API e vedremo fondamentalmente di dargli delle soluzioni o delle amicizie, che insomma la lavoro è tanta. Cioè, spero che questa sia finalmente una soluzione alternativa ai nostri problemi, diciamo, imprenditoriali, dei nostri ragazzi giovani, che qui in Italia noi siamo un popolo di, come si chiamano, stagisti, no? Questi sono stati chiamati al mondo esterno, no? Tutti i ragazzi che hanno 28 anni, 20 anni di studi,
300 euro al mese, un po' di stecisti. Io ho avuto esperienza all'estero, gente di 28 anni che sta giù, guadagna 4-5 mila al mese, perché poi non vanno all'estero per comprare, non è che siamo così. Invece qui in Italia c'è lo stecista a 300 euro al mese, uno che ha fatto 4 lingue, studiava, laureato 4 lingue, e invece stava qui a 400 euro al mese a fare lo stecista. Ho preso anche troppo tempo, se per i consiglieri volete dire un parola, posso farvi avvicinare tutti il nostro congresso? Ok, allora Pippo, lo so, presento un po' chi non lo conosce. Pippo, insomma, abbiamo ritirato un po' l'associazione italiana quando non c'era più, perché il nostro presidente non venne nemmeno al congresso, perciò venne al congresso il presidente, vuol dire che fino alla Vapi. E fondamentalmente è una piccolissima, e con Pippo insomma l'abbiamo un po' quel giorno presa a mano e l'abbiamo ricostruita. E oggi ecco siamo tutti quest'altro che conoscere benissimo, dal vicepresidente Francesco, Roberto, Max, Laura, Marcello. Io volevo portare un po' lui che si cipiava, volevo portare i saluti del nostro consigliere che non sta bene di salute, si deve operare al cuore. Ecco, vabbè, stretto giro, volevo portare i saluti, diciamo che era un applauso, un po' per lui, lo aspettiamo.